Una mamma affettuosa non ha bisogno di parlare molto d'amore per trasmettere al bambino la facoltà di amare. È il pericolo a cui i mutamenti sociali espongono l'uomo. Il pericolo consiste in parte anche nel dissolvimento della famiglia, in cui la donna occupa una posizione molto migliore rispetto al passato, in cui ha parità di diritti, ciò che implica anche maggiori doveri verso l'esterno. In molti casi, quindi, forse non è più in grado di dare al bambino un amore così intenso e tanto tempo. Il tempo è amore, come una volta. Questo è uno dei problemi. E con il dissolvimento della famiglia interviene anche il dissolvimento della religione. Infatti, che cosa significa Dio nella civiltà europea? Il padre. E il padre è un momento della famiglia. Ora, bisogna rendersi conto che la funzione del padre nella famiglia è cambiata. In parecchie famiglie, e in America già da anni, molti padri hanno nel loro intimo paura quando il figlio esce da scuola. Paura che ne sappia di più sui nuovi costumi, le nuove abitudini, le nuove conoscenze. E l'autorità del padre diminuisce necessariamente, e ciò dipende, in definitiva, dal dissolvimento di certi costumi religiosi. Dunque, dissolvimento della famiglia, quale dissolvimento anche della religione? Della religione. Un tempo, e anche questo è in correlazione con gli stessi problemi, di solito l'obiettivo del giovane era di seguire le orme del padre, diventare come lui. Ma penso che oggi ci siano oramai pochi giovani che aspirino a diventare come il padre. Infatti, la funzione degli anziani non è veramente più quella di un tempo. Ciò dipende in gran parte dalla decadenza dell'obiettivo della vita.